Vabbè, io lo dico. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, sia di quelli giusti che di quelli sbagliati. Come al solito vi aspetta una puntata ricchissima, quindi non c'è tempo da perdere. Io inizio subito, però intanto voi, dai, fate uno sforzo. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Nuovo mese, quindi nuovi giochi da recuperare a gratis e dunque un angolo della poracciata ricchissimo. Prima di tutto vi ricordo che avete tempo fino a giovedì per riscattare Islets sull'Epic Game Store. Si tratta di un Metroidvania uscito nel 2022 che ha recensioni strapositive un po' ovunque. Ma non finisce qui. Il gioco sarà poi rimpiazzato da due bei titolazzi, Outer Worlds e Thief. Niente male. Aprile è radioso anche su Game Pass e io godo tantissimo perché il 4 arriverà Lil Gator Game, un action adventure che sono mesi che non vedo l'ora di provare. Entrano nel catalogo durante il mese anche Kona, 2K Drive, Shadow of the Tomb Raider, Botany Manor, PGA Tour e Harold Halibut. La situazione si fa ancora più succosa sul PlayStation Plus. Da oggi gli abbonati Essential possono riscattare Immortals of Evum, Minecraft Legends e Skull. Il primo è un FPS magico, tanto intrigante quanto sfortunato. Pubblicato lo scorso agosto, il gioco ha riscosso così poco successo da costringere lo studio che lo ha prodotto, Ascendant Studio, a licenziare metà dei suoi impiegati, un debutto a dir poco doloroso. Minecraft Legends invece vi consiglio di provarlo, è uno strategico che ho provato sul pass, invogliato da parecchi pareri positivi, ma sarà che non sono un appassionato di Minecraft e che quello di Legends non è proprio il mio genere, ma boh, mi ha annoiato dopo pochissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Però abbiamo altre due belle notizie riguardanti il Plus. Dal 16 aprile gli utenti Extra e Premium potranno giocare a Dave the Diver, un titolo su cui mi sono divertito parecchio su Switch qualche mese fa. Un po' un gestionale, un po' roguelike esplorativo, Dave the Diver è un ibrido niente male che potrebbe coinvolgervi per parecchie ore. Invece il 23 aprile arriverà al Day One, sempre sul Plus Extra e Premium, Tales of Kenzera, Zao. Lasciate perdere il nome orrendo da pronunciare, perché questo è uno dei Metroidvania indie da tenere assolutamente d'occhio e la sua inclusione nel Plus non può che essere l'occasione perfetta per goderselo senza l'ansia di fare un acquisto sbagliato. A me poi dà le stesse vibes dell'ultimo Prince of Persia, quindi non vedo l'ora di giocarlo. È passato un po' dalla pubblicazione dell'ultimo TG Poro e nel mentre si è consumato un vero e proprio dramma all'interno della community dei leaker. Infatti qualche giorno fa una delle fonti più attendibili degli ultimi mesi, Midori, un profilo specializzato su anticipazioni riguardanti Sega e Atlus, ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Una notizia abbastanza triste se consideriamo che Midori era una delle poche voci attendibili in un mare di cialtroni e ciarlatani. Però insomma neanche il tempo di disperarsi che Midori ha ufficializzato il suo ritorno. Non importa cosa succederà, io sarò sempre qui. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. A proposito di relazioni tortuose, Dragon's Dogma 2 continua a far parlare di sé. Capcom ha rilasciato un comunicato stampa dove viene annunciato che il titolo ha venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie, portando la serie a un totale cumulativo di oltre 10 milioni. Numeri molto incoraggianti, ma il giudizio dell'utenza nei confronti del titolo è molto più aspro rispetto a quello della critica. Non ho provato il titolo, ma sto leggendo dei pareri molto interessanti, dove Dragon's Dogma 2 viene discusso come un concept da 9 intrappolato in un gioco realizzato in modo appena sufficiente. Qualcuno di voi lo sta giocando? Secondo voi le ottime vendite iniziali reggeranno botta nel tempo anche dopo tutto questo passaparola negativo? In modo simile anche la narrazione intorno a Tekken 8 sta rapidamente cambiando e quello che era stato accolto come uno dei capitoli più completi e riusciti della saga ora è aspramente criticato dalla fanbase. I motivi sono l'inclusione post lancio di uno shop, l'annuncio di un imminente battle pass e anche l'esclusione di un personaggio iconico come Eddie Gordo dal roster base per poi farlo arrivare come DLC. Insomma, maledette siano le microtransazioni a prescindere, sempre e comunque, ma un conto è ritrovarsele in un free to play, un altro è vedersele aggiunte a un titolo venduto a prezzo pieno. No, prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games.
Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Il 1 aprile non è stato solo un giorno di grandi scherzoni videoludici, ma è stata anche la data in cui il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dato le sue dimissioni dopo oltre 30 anni di carriera all'interno dell'azienda. Oltre a poter festeggiare questo pensionamento con il trofeo digitale più inquietante di sempre, Sony ha ospitato l'ormai ex CEO in un podcast ufficiale per celebrare i 30 anni di carriera di Jim Ryan. All'interno di questa chiacchierata un po' nostalgica c'è stata un'affermazione che ha fatto molto discutere. Alla domanda "Cosa ti ricordi dei primi anni 2000?" Ryan ha risposto 160 milioni, cioè il numero di PlayStation 2 che sono state vendute. Per carità, PS2 è la console più iconica di inizio millennio e sicuramente è giusto ricordare l'hardware più venduto e diffuso di tutti i tempi, ma i conti non tornano. I dati ufficiali di Sony, fermi al 2012, riportano un totale di 155 milioni di unità vendute, quindi non si capisce bene dove Ryan abbia preso questi 5 milioni in più. Sì, sono passati 12 anni, ma la produzione della console è ferma da altrettanto tempo. Chissà se Ryan ha a disposizione dei dati ufficiali aggiornati oppure se ha semplicemente arrotondato per fare cifra tonda. Però dopo questa affermazione, adesso la console più venduta di sempre ha venduto ancora di più. Certo, questa spintarella verso i 160 milioni suona un po' sospetta nel momento in cui Nintendo Switch si avvicina sempre di più al record di vendite di PS2 e l'impresa a questo punto è un bel po' più difficile visto che gli ultimi dati di Nintendo vorrebbero la console ferma a 139 milioni. Riuscirà la console a battere anche i numeri di Ryan? Cadrà nel mezzo tra i 155 milioni e i 160? Oppure neanche si avvicinerà ai dati ufficiali di Sony rilasciati fino a questo momento? Difficile a dirsi, però 20 e passa milioni non sono certo pochi. Secondo voi ce la farà? Mentre ieri venivamo sommersi da tonnellate su tonnellate di leak inventati, la notizia più improbabile di tutte in realtà è una delle poche a non essere stata inventata di sana pianta. Tenetevi forte perché qualcosa si muove dalle parti di Silksong. Infatti proprio ieri c'è stata un'evoluzione inaspettata per il titolo del Team Cherry. Il gioco ha ricevuto una pagina di wishlist dedicata sul sito di Xbox.com, dove tra l'altro riporta un rating ESRB di Everyone, dai 10 anni in su. Questa pagina, presente già per gli altri store, mancava fino a questo momento sulla piattaforma Microsoft e questa improvvisa aggiunta potrebbe far pensare a imminenti novità riguardanti la data di pubblicazione di Silksong, che potrebbe essere abbastanza vicina. Infatti per aver ricevuto la valutazione ESRB significa che le lavorazioni sul software sono terminate. Vi ricordo inoltre che il titolo sarà disponibile al Day One su Pass, ma a questo punto, in quale occasione potrebbe essere presentato un gioco così importante? Chi tra Nintendo, Sony e Microsoft riuscirà ad avere l'onore di annunciare l'arrivo di un titolo del genere? C'è chi parla di un evento Microsoft e chi invece spera in un Direct di aprile. Secondo voi le scommesse sono aperte. E chiudiamo tornando a parlare di futuro del gaming, questa volta però con un leak che riguarda i piani di Microsoft. Sono state trafugate infatti le prime immagini riguardanti la tanto rumoreggiata revisione della serie X, questo nuovo modello che si dice sia previsto per il prossimo luglio e che probabilmente costerà circa 50 o 100 dollari in meno rispetto al modello attualmente in commercio, si differenzierà, oltre che per il colore, principalmente per un elemento, l'assenza del lettore ottico. Si tratterà infatti di una serie X Only Digital, esattamente come accaduto durante la precedente generazione di console con l'Xbox SAD, ovvero S All Digital. Mentre però con la One S il tentativo di Microsoft di proporre una console interamente digitale non attirò l'attenzione del grande pubblico, è chiaro che un hardware del genere oggi ha tutto un altro peso sul mercato. Considerato che Xbox si regge principalmente in piedi sulle vendite digitali, che in tutto il mondo grandi catene di rivenditori stanno togliendo dagli scaffali le sezioni dedicate all'Xbox e che la stessa Microsoft ha chiuso la sua divisione interna dedicata alla distribuzione dei giochi fisici, non è difficile immaginare che Microsoft si stia preparando a un futuro del gaming interamente digitale. Un passaggio che spaventa molti nonostante altri settori dell'intrattenimento lo abbiano ormai abbracciato da tempo. Se quindi Microsoft sta spianando la strada a un unico modello di
di distribuzione? Nintendo e Sony seguiranno senza esitazioni questa nuova strada? Oppure la next gen di Switch e PlayStation sarà ancora legata al supporto fisico? E voi che ne pensate degli hardware all digital? E inoltre non dimentichiamoci che questo leak conferma le parole di Spencer, che aveva fatto intendere che i leak che avevano reso pubblica la roadmap interna di Microsoft non erano da prendere alla lettera in quanto soggetti a enormi cambiamenti nel corso del tempo. Ma quindi, se questa serie X Only Digital sembra cestinare l'esistenza di una Brooklyn adorabilmente tutta digitale, ciò significa che anche la next gen di Microsoft potrebbe arrivare molto prima del 2028? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, date risposte sbagliate, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Silk, Michele Song, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Silk.